Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienologia. Io sono Ali, sono appena usciti dal cinema per vedere appunto il nuovo film uscito oggi ufficialmente. Questo è il mio amico Riccardo. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Allora, com'è stato questo nuovo film di Jordan Peele? A me sinceramente ha deluso molto. Premesso che ho visto Get Out scappa e noi che sono prettamente horror, quindi questi comunque amo l'horror, questo mi ha deluso totalmente, è più fantascientifico. A me purtroppo non piace il genere fantascientifico, quindi a me non è piaciuto. Sì, anche a me sostanzialmente non è piaciuto, ci sono state delle, diciamo, delle punte abbastanza noiose purtroppo del film, poche cose interessanti se devo essere sincero, forse la scimmia, non voglio spoilerare tanto, però c'è una scimmia all'interno del film che è stata la cosa più interessante, però sì, come diceva anche Riccardo, insomma è stato un po' più fantascientifico che horror, nemmeno tanto thriller, anzi proprio un film fantascientifico, diciamo che questo un po' secondo me ha deluso. Ci aspettavamo un po' di più da Jordan Peele, però questo Nope è un Nope, secondo noi. Ciò non toglie, secondo me comunque rimane sempre un regista innovativo. Sì, no, assolutamente. Jordan Peele, sì. Magari a noi non è piaciuto, però comunque è innovativo. Come sì, regista, sì. Quindi, ripeto, a noi non è piaciuto, quindi forse sì, è stato horror. Sì. Diciamo che per quanto mi riguarda, io diciamo di solito do sempre un voto da 1 a 5 stelle. Qui non penso di arrivare alla sufficienza, quindi 2,5 stelle per quanto mi riguarda, perché ci sono state cose carine, ma altre no, come anche la durata del film, perché è durato 2 ore e 5, se non sbaglio, e quello è anche una cosa un po' negativa, almeno per quanto ci riguarda, no Riccardo? Sì, no, infatti, fossero state 2 ore di totalmente horror, sarebbe più che bene, però... Vabbè, si può anche sbagliare dal nostro punto di vista. Comunque Jordan Peele resta un bravo regista. Get Out scappa e noi sono comunque due bellissimi film. Vedremo il prossimo. Magari però a voi sarà piaciuto, fatemi sapere nei commenti. Aspetto i vostri commenti se l'avete visto. Ovviamente è uscito oggi, quindi magari qualcuno lo vedrà domani, dopodomani, insomma. Però ragazzi, fatemi sapere nei commenti. Ringrazio il mio amico Riccardo. E niente. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.